Ciao ragazzi, vlog notturno post Inghilterra-Italia. Partita vinta dall'Italia 2-1. Partita ovviamente sofferta, però si sa che per vincere un mondiale serve un culo così grande. Ecco, appunto. Cosa dire, il campo era pieno di sabbia, quindi ottima scelta di Prandelli di mettere paletta. Dopo pochi minuti, primo infarto. Sterling tira un bolide da centrocampo. Illusione ottica del gol, ecco la mia reazione. Calcio d'angolo per l'Italia. Velo di Andrea Pirlo e bomba di Marchisio che si insacca. Gol che Sandro Piccinini avrebbe commentato così. Marchisio prova il tiro da fuori. Rete! Incredibile! Ancora una volta incredibile! Neanche il tempo di scrivere su Facebook gol che l'Inghilterra pareggia. Poi arriva Sterling. Il pareggio dell'Inghilterra. E durante i festeggiamenti dell'Inghilterra accade l'inverosimile. Ad un certo punto si vede un uomo disteso a terra e tutti intorno che cercano di aiutarlo. Ma chi sarà mai quest'uomo che si è fatto male? Il fisioterapista. E nel secondo tempo, imprevedibile, come un 5-1 dell'Olanda sulla Spagna, arriva il gol di Super Mario. Super Mario Gol! Mi piaci! Super Mario Gol! Che bomber! Super Mario Gol! Che corpo! Super Mario Gol! Per adesso è tutto, ci risentiamo dopo la partita con il Costa Rica. E che Dio ci benedica! Sarebbe bello fare cinquina, ma non è semplice, forse impossibile.